Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno dal Barella. Dopo 2 anni di stop forzato torna l'Happy Camp, promosso dal Rotary sull'isola. I soci del club svestono i panni dei professionisti e si mettono al servizio dei ragazzi disabili. Con noi Sante Casini, che ci spiega una serie di attività. Ecco Sante, qua siamo nel parco, dietro all'Hotel Capo Nord, siamo con Emma e i suoi genitori. Perché vuoi farci vedere questa meraviglia che è questa bicicletta? Prova a descrivercela. Questa è una bicicletta che abbiamo sempre come Rotary acquistato da una ditta, una società olandese, 3 anni fa, e l'abbiamo donata alla società Albarella, che ci ospita con questi gruppi, e l'abbiamo donata per regalare così un servizio in più gratuito a tutti quelli che hanno necessità e bisogno. Funziona così, è una bicicletta normale, servo assistita, tanto di batteria di qua, si accende molto semplicemente, ha tutti i cambi di questi qua, c'ha un acceleratore, poi si deve pedalare un attimino e si avvia e parte praticamente. Qua c'è una pedana che si tira giù, si sfila di qua, la sicurezza, e la pedana va giù. Poi si fa salire la persona con la carrozzina e viene praticamente agganciata come fosse un'automobile, con le cinture come un'automobile. Ecco, viene su. Ecco, ringraziamo anche Emma per fare la comparsa. Brava Emma. Ecco. Poi si aggancia lì per sicurezza, ovviamente. Eccolo lì. Poi dopo si agganciano le cinture per essere tranquilli. Questo sotto. Si aggancia lì. Tiriamo. Si tira e quindi rimane in trazione, eh? E poi l'altra cintura e l'altra... Questi due qui. Si aggancia lì e quindi è sicura una da quest'altra parte. Così. E si tira. Si tira. Esatto. E qua siamo già abbastanza in sicurezza, ma non ancora al 100%, perché manca l'altra cintura come nell'automobile. Si tira e si passa dietro. Si passa. No, era davanti che si deve passare, perché anche lei deve essere sicura. Ah, c'ha la cintura. È già cinturata, perfetto. E quindi si mette ulteriormente in sicurezza. E questa è un'ulteriore sicurezza. A questo punto si sale su in bicicletta, si accende, perché ripeto, ha una batteria. Ah, scusa, l'abbiamo messo in sicurezza ancora di più con questo qua. Adesso va. Esatto. Perché? È giusto, perché altrimenti quando è chiusa magari si spacca, e quindi è giusto, c'è un'altra sicurezza qua. Adesso è pronta, basta accelerare e partendo. A questo punto ti vogliamo vedere all'opera. Però bisogna adesso bisogna, giro. Bisogna girarsi. Ecco, ti do una mano. Così. Giriamo. Guarda. Così. Mi giro perché. Dove volete? Vai giù di qua, così, Leandro. Sì, sì, no, nessun problema. Attenzione che c'è il gradino. Sì. Pianino. Ecco. Così. Ecco. Ciao Emma. Ciao Emma. Ciao. Ecco. Buona passeggiata. Grazie. Ciao! Ciao Emma! Si accelera, si pedala e si va. Bene. Ecco. Sante, che dire, bravi voi del Rotary. Spettacolare. Bravi voi del Rotary, brava. Ecco, quest'altra è un'altra carrozzina che abbiamo sempre regalato
alla società Albarella, che questa è omologata per andare in acqua e quindi galleggiare e per un peso fino a 115 kg. Quindi, e poi ci dicevi che c'era questo attrezzo qua, è un'emozione particolare per chi è in disabilità, fare un bagno in acqua, toccare l'acqua e divertirsi in acqua, questa è una cosa anche questa stupefacente. Poi abbiamo anche quest'altro prototipo di moto da spiaggia, ecco, che anche questa qua è molto 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 semplice, però è una trazione indipendente, comunque indipendente, è a quattro ruote. Ho capito. Questo è proprio un prototipo in attesa anche di eventuale sponsorizzazione di chi è interessato. Per intendere. Esatto. Santo, io ti ringrazio, naturalmente io sono entusiasta del vostro entusiasmo, della vostra bravura, 31 anni che sarebbero poi un po' di più che fate queste cose, bravo Rotary, brava anche la proprietà, la Marcegaglia Group, che vi concede anche questi spazi. Siamo grati alla Marcegaglia, al gruppo Marcegaglia e alla società Albarella, che ci mette a disposizione l'hotel Capo Nord e tutte queste villette qua adiacenti a questa struttura, e quindi per permettere così una vacanza indimenticabile a tante persone che sono state un po' meno fortunate di noi. Ecco, poi ringrazio, se posso ringraziare, Emma, che ci ha fatto da comparsa, e la sua famiglia. Grazie. Grazie a voi. Grazie.